Voglio ora proporre un testo più leggero e affabile, intitolato La Divina Commedia, andata e ritorno, edizione tascabile. Si rifà un mio antico viaggio della mia reale vita, un mandatorio pellegrinaggio, con tutta la classe in Berlino agita. In visita a un museo fu attirato la gentile donzella, alla vista lieta e dal look particolare, artista per di più. Così conversammo e le chiesi il cellulare. Con il cuore colmo d'angoscia, ma sul chi vive della defiance, mi ritrovai a tremare di fronte a tal suspense, come molti ignorano le loro spese e si legge come parole francese. E ella mi rispose tosto, ma all'animo mio parve passare un sacco, che lo numero non l'avrebbe dato, per dirci pacco. E lo riso era sulla di me bocca, ma dentro sentivo una tale umiliazione, un tale scherno, che mi pareva d'essere finito dritto all'inferno. Quando è contratto, colei mi trasse dall'impaccio, e lo mio cuore sospirò, allora non è che non le piaccio. Lo motivo, disse, era che lo suo telefonino era francese e non funzionava a Berlino. Salvaisi la faccia, allontanai lo sdegno, leggero tanto non chiedere l'altro impegno. Di comprensione smorfi mostrai il repertorio, ero già sereno in quel purgatorio. Tuttavia non ebbe finito la mia Beatrice di recar gaudi e rendermi felice, poiché prese la matita, strappò dalle sue carte e scrisse caratteri ancora più lieti della sua arte. Disse, non possiamo sentirci al telefono ergo, qui ti reco indirizzo e camera d'albergo. Lo mio cuore un colpo mancò, finsi non curanza e nascosti tosto il riso, ma quel coro d'agnoli me lo giurava, ero in paradiso. Lo cuore batteva sempre più forte, ma non già per la fatica, mentre correvo, ma per la mia voglia di finire a passare del tempo con la mia nuova amica. Finì la corsa alla porta di quel museo con la luce nel mio viso, e non sapevo di aver detto addio allo paradiso. All'uscita i compagni mi salirono addosso e me ne diedero di legnate, che per quanto mi aspettarono furono più che meritate. Mi pestarono come un fabbro nel suo laboratorio, mentre ritornavo sempre allegro in purgatorio. Salito sull'autobus, presi il biglietto per guardarlo, ma in nessuna tasca riuscì a trovarlo. Ebbene si era perso, assieme a ogni gaudio per lo perno, mentre risprofondavo, disperato, all'inferno.